Io Giovanni accolgo te Carmela come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Perché una vita non ti basta per trovare un grande amore, non ti basta per sbagliare, per capire cosa sei. A volte il cuore in autostrada non si ferma ad una sosta per cercare quell'uscita che ti porta verso chi ti fa sbattere il cuore, verso chi ti accarezza il tuo amore. Prendi esempio da una casa per costruire il tuo futuro, ma una pietra ti si pianta nella testa e non lo sai che invece quello che ti serve è pure un angolo di muro e consumare una serata a far l'amore disarmato. Ma sta buon indoora, shavudu. Ma sta buon indoora. Mi perdo nei tuoi occhi, è lì che resterò. Mi vedo nei tuoi occhi perché ritrovo me. Rimetto a posto tutto e via le insicurezze. Io nei tuoi occhi vinco le guerre dentro me. Mi perdo tra la gente però distingo te, che pure tra un milione ti riconoscerei. Sarà l'odore tuo o sono pazzo io, che non so fare a meno della tua identità. E sono fiero di subire la tua forte dipendenza, è devastante la tua assenza quando a volte non ci sei. È un'abitudine importante questa voglia di carezze, addormentarmi sul tuo cuore senza mai ma vai più là. Per sentire sto cuore come sbatte per me, e per sentire il cuore. Mi perdo nei tuoi occhi, è lì che resterò. Mi vedo nei tuoi occhi perché ritrovo me. Rimetto a posto tutto e via le insicurezze. Io nei tuoi occhi vinco le guerre dentro me. Mi perdo tra la gente però distingo te, che pure tra un milione ti riconoscerei. Sarà l'odore tuo o sono pazzo io, che non so fare a meno della tua identità. Aveva detto un altro 3 metri sopra il cielo, ma io non ci credevo, da se mo cammina. Ma vado a Gingundrade e allora già capito che quello non sbagliava, o l'erese può Complimenti allora Gianni Fiorellino, una voce straordinaria. Abbiamo appena ascoltato Over Se Può Fa, un cantante napoletano che un po' stravolge la tradizione dei partenopei perché si affaccia ai palcoscenici anche internazionali e propone una musica molto molto personale. Gianni, buongiorno. Pensa che leggo il titolo, 20 anni di carriera. Buongiorno. Ero abituato a leggere a 20 anni ha fatto questo, come passo tempo. Ma infatti... Buongiorno a tutti, buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno a tutta la campagna. Ben trovato a te. Sono contentissimo di stare qua. Mi ricordo di questa rete quando andavo a scuola e all'1:30 dovevo tornare a casa perché mi dovevo vedere le Garibaldi, che sennò veniva guerra. Senti, la storia, ed è meraviglioso. Gianni, è meraviglioso. Sei reduce da un concerto, Over Se Può Fa, il brano che abbiamo ascoltato questa mattina in diretta qui nei nostri studi, ed è un titolo che in realtà ha dato il nome anche al tuo concerto, un concerto sì, che dato è registrato un tutto pezzo. Esaurito. Un nome a un pezzo, a un disco e un concerto, tutto esaurito. E per me insomma è stata una grande sorpresa perché non eravamo proprio partiti per fare un pieno così esagerato,
Parliamo di 4.000 persone al Palapartenio. Non abbiamo ancora fatto bene la stima, perché comunque è capitato sabato, quindi tempo di riprenderci. Però penso di sì, perché si vedeva proprio in esubero il teatro. Ma più che altro è stata proprio la magia, il calore di tutta quella gente che è venuta là proprio per vedersi questo spettacolo. Per incontrare te, per ascoltare la tua musica, per assaporare la tua carriera ventennale, possiamo dire, perché ormai è ventennale. E un tutto esaurito, dovete pensare che in realtà ha segnato anche il rapporto straordinario che Gianni ha con il suo pubblico, perché il tutto esaurito si è verificato già ad un mese dalla data del concerto. Circa quindi 20-25 giorni. Ed è questa è ancora una cosa più sorprendente, perché per i teatri così grandi arrivi fino quasi al giorno prima, c'è ancora qualche possibilità di vendere. Noi invece credo di aver lasciato circa 1 migliaio di persone fuori dal Palapartenio, perché provava a comprarsi il biglietto di chi già stava là a più soldi. Cioè, quando hai 20, ne vuoi 40, me lo compro. Quindi è capitata una cosa come se stesse proprio lì, capito, quella cosa addirittura. Sai che io ricordo Gianni da ragazzino, lo ascoltavo, sai, quelle serate a loop in macchina con gli amici. Mi ricordo una canzone, Ricomincerei, se non sbaglio. Grande successo di Sanremo. Tra l'altro tu avevi 19-20 anni. E io lo ascoltavo insieme agli amici a loop, come si dice, in macchina, prima di andare in un locale. Diciamo la verità, Claudio, l'abbiamo ascoltata anche prima in camerino. Assolutamente sì, ma perché non dire? Allora, abbiamo ascoltato la musica perché, ecco, a noi ci piace poi entrare in empatia con i nostri ospiti, e ci siamo ricordati di Ricomincerei, quindi una carriera ventennale, perché in realtà lui è giovanissimo, però ha cominciato all'età di 7 anni, incomincia a suonare, comincia a conoscere il pianoforte e lo studia, e poi giunge sul palco del Festival di Sanremo ottenendo un grande successo. Ma quanto sacrificio però c'è dietro, perché in realtà noi guardiamo solamente l'aspetto anteriore, no? Però dietro quanto lavoro duro c'è, Gianni. E prima lui ha espresso un pensiero, dice, in un'altra vita magari facesse cantante, e va bene, però è proprio un lavoro durissimo, difficilissimo. Poi sai, durare tanti anni o cercare di lasciare una longevità difficile tenerla, non è facile, perché oggi dopo 6 mesi un artista anche con un brano di successo può svanire da un momento all'altro. Poi negli anni le cose cambiano, i linguaggi cambiano, la musica cambia, la moda. E i mezzi. Perché oggi c'è io sono partito dal nastro, esatto, e sono arrivato all'MP3, e ormai i CD sono diventati come una volta gli LP, e ho passato tutta quella generazione, ed oggi ho i fan miei trentenni, e i figli di questi qua, che possono avere 7 anni, 8 anni, sono quelli che sono riuscito a riconquistare ancora una volta. Ecco perché gremisco magari un teatro così importante, anche perché sei molto socio, che solo con quelli non ce l'avrei mai fatta. Certo. Si sono doppiati, ti sei rinnovato. Dicevamo in apertura che tu sei rompi un po' con la tradizione, diciamo, dei cantanti partenopei in genere, perché ti affacci anche dei palcoscenici internazionali. Ti abbiamo visto in Lettonia, ti abbiamo visto a San Pietroburgo, ho qui il White Night Festival per esempio di San Pietroburgo e il New Wave Festival in Lettonia. Sono tutti festival che ho vinto, questi qua. Ecco, quindi perché ogni paese del mondo mandava il proprio cantante a gareggiare, e così io vincevo sempre questi festival, che sono tutte cose che si sono susseguite ai miei Sanremo, no? Ci sono stati 2 festival di Sanremo, poi Music Farm, poi una serie di eventi all'estero, poi Masaniello Contato Russo al Teatro Bellini, insomma una serie. Hai provato a diversificare in qualche modo? Sì, ma perché io penso che l'arte sia tanta. L'unica cosa che non sono mai riuscito a fare è ballare, cioè io mi muovo ma non riesco. Sebbene hai introdotto comunque anche il ballo all'interno del tuo concerto, quindi è stato un corpo di ballo, però non sono portato, cioè ho un cattivo rapporto col corpo, quindi evito quello che non riesco a fare bene, perché non voglio ostinarmi a fare una cosa per forza. Quindi cioè, il teatro lo escludi a questo punto? No, che devo escludere, anzi io adoro. Però il teatro prevede anche. Sì, ma non per forza devi fare musical, cioè non per forza devi fare il Moulin Rouge, puoi fare un'altra cosa. No, io mi riferivo al teatro in rappresentazione, diciamo così. Masaniello era uno spettacolo, io ho fatto 2 cose al teatro, ho fatto Masaniello da protagonista 2 anni con Tato Russo, e poi uno spettacolo al Trianon 2 anni fa, o l'anno scorso, insomma poco fa, che era alla riapertura su regia di Bruno Calofano e Nino D'Angelo, uno spettacolo su Mario Merola, che era Zappatore,
E io facevo il figlio di Mario Mera, l'avvocato, che tu me lo ricordi molto, gli somigli nel film, se te lo vai a guardare, sì. E Merola, che è un'istituzione proprio per i cantanti napoletani, Mario Merola è stato sempre un punto di riferimento nelle composizioni, perché quando una canzone ha successo c'ha sempre un po' di Merola dentro nella composizione. Se tu analizzi bene nei motivi, tutte canzoni di D'Angelo, di D'Alessio, le mie, di Finizio, quelle napoletane, contaminate dall'influenza. Tenne sempre un po' che Mario Merola. E avevano sempre successo. Perché Gianni, è la carnalità. È la carnalità che appartiene ai partenopei. E quindi ritornando a palcoscenico nazionale, a palcoscenici internazionali, per l'appunto torni sul tuo territorio partenopeo, realizzando dei brani. Uno degli ultimi ha realizzato ed effettuato oltre 10.000 visualizzazioni. 10 milioni. 10 milioni, 10 milioni di visualizzazioni, numero altissimo. Che voglio parlare con te, è una hit fortissima, sì. Però io vanto, devo dire la verità, negli ultimi 3 anni di successi importanti. Successi importanti da 4 milioni, 3 milioni, 5 milioni, 10 milioni, ma anche solo 500.000. Ma Gianni, ritornando al discorso di prima... Perché oggi parliamo di milioni di view, centinaia di migliaia? Perché una volta erano le 50.000, 100.000 dischi. Oggi il punto di riferimento è la rete. E quindi la rete, più si innesca il meccanismo e più ovviamente sei entrato o sui cellulari delle persone o nelle case. Bisogna aggiornarsi, peraltro tu lo hai fatto, perché tra l'altro la tua pagina Instagram anche parla chiaro, prima abbiamo fatto anche una diretta insieme. Insomma, ti tieni sempre al passo. È fuori dubbio che devi ascoltare quello che capita nella musica mondiale e capire i giovani come ragionano, perché la massa è quella che ti riempie appunto i teatri, che ti fa fare tante cose. Se ti occupi di nicchia va bene, però devi poi dopo purtroppo abbracciarti la croce e cercare di trovare sempre uno spiraglio, che spesso e volentieri non riesci a trovarlo con la nicchia, perché la nicchia è disattenta, anche se ti sembra che quei pochi fan importanti di certi artisti che gli seguono sempre negli anni, ma quelli fruttano poco purtroppo, certo. E tu per reggere una vita sulla musica devi catalizzare l'attenzione della massa, devi cercare di, altrimenti devi trovarti un altro lavoro, perché non ce la farai mai. No, ma è così. Per concludere, Gianni, i prossimi 20 anni di carriera, no, fermo, aspetta, come 20, saranno? 20 siamo arrivati, gli altri non lo so, gli altri spero di rifare le stesse, è come se volessi ricapovolgere la clessidra un'altra volta, però intanto diventerò vecchio a un certo punto, ma già ritirato. Vabbè, ma magari ti viene qualche altra idea in mente, nascono nuovi mezzi e... Non lo so, sai Claudio... Impari a ballare. Adesso, no, non ci sperare. No. Adesso mi concentro su quello che faccio, cerco di farlo durare quanto più possibile e mi cresco questi nuovi miei fan... ancora per qualche anno. Grazie allora di cuore. Grazie a Gianni Fiorellino, lo ricordiamo, Overas Poffà, brano che abbiamo ascoltato qui in diretta a Mattina 9. Grazie per questa possibilità. Non voglio dire buona fortuna perché non si porta, si dice un'altra parola che qui omettiamo. Bocca al lupo. Bocca al lupo è meglio. Crepi, tanti auguri pure a voi per questo programma. Grazie a te Gianni e complimenti. Pubblicità, poi di nuovo insieme con Mattina 9.